Abbiamo battuto la settima palestra e anche catturato un po' di Pokémon nei fondali. Abbiamo Bruno, che è Starmie, è fortissimo come Pokémon. Poi abbiamo Alfredo, è un Pokémon roccia e ci poteva far comodo. E poi abbiamo, vabbè, Cristina. E andiamo avanti con quel che abbiamo. Allora, adesso dobbiamo cercare il team idro sott'acqua e andare a sgominarli. Ci servirà Giusy. Vabbè, poi abbiamo Barbara, che possiamo evolverlo adesso perché il level cap è passato. Abbiamo ancora Stefania e Stefania mi rende molto contento. Ahmed, signore e signori, prendiamolo subito. Ci abbiamo un po' troppi Pokémon A, per mia opinione. Allora, io penso che Gaspar non ci serva più per un bel po', perché un Pokémon Spettro non ci serve più a un cazzo. Ha fatto il suo e tanti saluti. Vabbè, avere un casino di Pokémon Acqua in Hoenn è scontato, ovviamente. Armaldo lo voglio, no? Armaldo è debole all'acqua, quindi mi dispiace. Benita, ti poserò un attimo. Potrei andare con questo team? Allora, pensiamo più che altro a cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare a cercare Ivan sott'acqua. Quindi, Marcello, abbiamo un sacco di Pokémon Acqua, pure loro avranno un sacco di Pokémon Acqua, però questo passa il convento. Allora, aspettate però, dobbiamo pensare un attimo una cosa. Io, prima di andare da Ivan, andiamo a prendere Sfiel, ragazzi. Mannaggia, mi devo metterci direttamente a Marcello, vabbè. Begun non posso prenderlo. Le cascate meteore abbiamo preso Solrock. Gennaro, ci manchi! Voilà. Ok, non lo riattaccheremo. Ovviamente, andiamo a catturarlo. Usiamo una Pokéball, dai. Vai, nomi femminili, ragazzi, forte. Angela. Oddio, ci sta Angela. Ok. Vanessa. Andiamo via. Wii. Percorso 126, che Pokémon si trovano? Sempre quelli. Però si trova Cinciao sotto... Ok, possiamo prendere Cinciao, ragazzi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Per potenza di Marcello. Ire di Drago. Forse riesco a fargliene due. Non so quanta vita abbia Cinciao. Dovrebbe averne abbastanza. Oh, yes. Ne possiamo fare due. Vabbè, dai, è un Cinciao. Mamma mia, attenzione. Se mi critta... Non sono pochi danni, eh. No. Cambiamo che è meglio. Bel sonnifero e via. Vai, usiamo l'ultima Pokéball che ho. Nomi femminili, ragazzi. Tanto per cambiare. Ma sì, dai, Caterina. Però che palle, sono tutte femmine. Vorrei dare anche qualche nome maschile. Cioè, poi, prima o poi finiscono i nomi, che cazzo. Antrobissale. Eccoci qua. Ivan, fermati, no! Fu, sei sempre tu. Ammira la bellezza della forma dormiente del Pokémon antico Kyogre. Era tempo che attendevo questo giorno. Non so come tu abbia fatto a seguirmi fino a qui, ma è tutto finito. Devi sparire adesso affinché possa realizzare il mio sogno. Delle gang mafiose, praticamente, sapendo qui il bambino di 10 anni. Mamma, ma tiene al 41? Porca troia. Meno male che fa schifo in terza gen come Pokémon, però. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Serviranno due fulmini a Maitiena. Ok? Questo un po' male. Sta cosa non mi fa impazzire, devo ammetterlo. Perché adesso ha uno Sharpedo che probabilmente è più veloce di me. Ok, super pozione. Lo ammazzo? Sa perché non abbia un'iperpozione IVA? Il capo mafioso. Questo è interessante. C'è uno switch che mi piacerebbe fare adesso. E sopra Sharpedo mi one shot? Io poi non ho la certezza di abbia Sharpedo, ma penso di sì. Allora, andiamo di Scintilla. È un povero andato a risparmio. Sì, ragazzi, penso anch'io. Crobat. Ok. Mi sa che lo one shottiamo. Anche se attacca prima. Ma attacco d'ala. Cioè, ma per favore. Fulmina la med. Ha tankato. Questo mi stupisce. Super pozione. Va bene. Oh, grazie per avermi dato un terzo di vita, Crobat. Niente. Ha speso tutti i soldi, ragazzi, per Kyogre. Non aveva più soldi per le iperpozioni. Eccolo qua, Sharpedo. Io ho tanta paura che mi one shotti a Med. Io a Med non posso perderlo, ragazzi. Proprio in nessun modo posso perdere a Med. Sebastiano è lo switch più gratis che ho. Perché se perdo un Pokémon acqua, sti cazzi. Se perdo a Med, è l'unico Pokémon elettro che ho. Devo switchare in Sebastiano, ragazzi. Giusy è 6 livelli sotto, non mi fido. Poi non è tank, Sebastiano. Perché se mi fa surf, ok, ma se mi fa sgranocchio, quello picchia, eh. Bullo, invece. Posso tentare un forza adesso che l'attacco più 2. Provocazione vuol dire che non posso fare riposo, ma va bene per adesso. Dai, Sebastiano, dai! Porca troia, Sebastiano. Ma cosa mi combini? Dai, un altro posso farlo, però... Dai, Sebastiano, dai, cazzo! Sei un pezzo di merda, Sebastiano. Mamma mia, ho 2 su 2. Vai, facciamo ipotenza. Stridio non mi piace. Quindi è solo lacerazione, mia mossa. Provocazione, bullo, stridio e lacerazione. Che moveset di merda. Cartravetro. Ok, vai, ce l'abbiamo fatta.
Mamma mia, ragazzi. Meno male che ha un moveset imbarazzante questo Sharpedo. Cioè, noioso, per carità, però un moveset imbarazzante. C'è almeno sgranocchio. Nice, ce l'abbiamo fatta. L'ho giocata molto safe. Probabilmente a sto punto ce la potevo fare anche con Ahmed. I miei omaggi, riconosce che ha del talento. Un attimo, questa è ancora il mio possesso. Con questa sfera rossa, Kyogre può... La sfera rossa inizia improvvisamente ad emanare luce propria. Oddio. Addio, scappato. Che cosa? Non ho fatto nulla. Perché la sfera rossa dove è andata, Kyogre? Mi recluta mi hanno recapitato un messaggio dall'esterno. Chiesto di cosa si tratta? Che sta diluviando? Bene, tutto a scondipiani. Vabbè, niente. Sta piovendo più del previsto. Siamo in pericolo. Non può essere. Non mi capacito. Non abbandonate il vostro posto e monitorate la situazione. Ecco qua. Che combinato! Hai svegliato Kyogre, non è vero, Ivan? Che cosa accadrà alla Terra se non ci sarà mai più di... Ah, i mari inghiotteranno te... Cosa dici? Non fai l'arrogante con me? Non siete stati voi a far rinforzare Groudon. Mamma mia, ragazzi. I bisticci dei bambini. Gianni, forza, uscire anche tu da qui. Tutti fuori. Le reclute, non si sa dove siamo finiti. Che è successo? Che scena spaventosa è mai questa? Ho fatto un terribile errore. Capisci ora, Ivan? Vedi le conseguenze disastrose del tuo sogno. Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo fare qualcosa prima che la situazione ci sfugga di mano. Gianni, non dire niente. Non so di non avere diritto di criticare Ivan. Vista la situazione attuale, dubito che noi esseri umani saremmo in grado di fare qualcosa. E sapete, può fare qualcosa? Lui può fare qualcosa. Oddio, Rocco! È terribile, dopo l'ondata di caldo insopportabile anche il diluvio. L'ondata di caldo cos'è? Qui a Bologna. Non è che a Bologna hanno risvegliato Groudon, no? Perché ho visto 39 di picco dopodomani. Forse c'è Groudon anche a Bologna, ragazzi. Mi piace avere un po' con leggenda nella mia città, però insomma. Ok, c'è Neride, si vola. Oddio! Mamma mia, voi vi immaginate nel 2005 a vedere sta roba qua nel Game Boy? Quanto era eccitante. Adesso si scontrano. Vai, vai, picchiatevi, Dung! Adesso dobbiamo andare a trovare lui, l'altissimo, il grandissimo, ragazzi. Adesso la cosa più bella è andare in mezzo a loro. Uè, waiu, ragazzi, come state? Tapost. Immaginate due Pokémon leggendari alti di non so quanti metri che combattono e fanno tremare l'intero universo. Io ci vado di fianco. Uè, waiu, tutto bene? Tapost, ragazzi, come va? Eccoci. Una persona di nome Adriano, penso tu possa aiutare. Adriano! Allora, tu sei Gianni, ho sentito parlare delle tue imprese. Ma chissà da chi. Mi chiamo Adriano, prima il capolestro di Cenete, ma poi è successo qualcosa. Ok. Ho lasciato la palestra in mani del mio maestro Rodolfo. Sì, stanno portando scompiglio i due Pokémon antichissimi, lo so. C'è un altro a qualche parte, un luogo sconosciuto, c'è un Pokémon antichissimo chiamato Rayquaza. Si narra che sia stato Rayquaza a calmare i due combattenti in passato, non ho idea di dove si nasconda. Beh, lo so io, dai, andiamo. Gianni, sto di trovare Rayquaza? Se lo sai, dimmi. E perché io dovrei sapere esattamente dove si trova Rayquaza? Vabbè, Torre dei Cieli comunque. Sì, deve essere la Torre dei Cieli. Oh, non c'è musica, proprio zero spaccato. Non c'è una fune di fuga, sì. 13, no. Ah, perché me l'ha data Miss Ferdinand. Milotic, più bel Pokémon da... sì, ho capito, però... Buon direttamente trovare Fibas, legit. Vai, Marcellone con la sua prepotenza. Molto bene. Oh, Gesù, ci ha ripresa questo. Dai, non farlo, Corsola, che poi critto. Dio Cristo! Boh, proviamo così, ragazzi, non so che dirvi. Ultra palla! Entraci, Corsola, entraci! Nice, su... Nomi maschili in chat, forza! Arturo, mi piace. Allora, ragazzi, andiamo alla Torre dei Cieli. Oltretutto abbiamo un nuovo encounter alla Torre dei Cieli, quindi vediamo un po' come andrà. Adriano! Mi dispiace, nella fretta mi sono accorto di averti lasciato indietro. Pezzo di merda. Oddio, un tetamoto! Non c'è tempo da perdere, dobbiamo sbrigarci. Presto. Vai, Adriano, andiamo. Presto, Adriano. Sì, immaginate salire su questa bellissima torre mentre sono i terremoti. Devo tornare indietro, lascio tutto in tue mani, ecco. Un bambino di 10 anni in mezzo alla tempesta, il terremoto, la catastrofe umana. E si va. Zablai, ok. Vai, Marcellone. Brutto colpo. Oh no. Niente, mi blocca con il divisore esperienza. Come farò adesso? Devo dire che è un Pokémon veramente palloso, Zablai. Non è molto forte, per niente, però tanto lo paralizziamo. Io pure con Mega Assorbimento gli fagli davvero tanti danni. Gli farò poco con acido, ma va bene. Tanto fa anche schifo. Oddio, cioè questo è il crit, quindi potete immaginare. Il resto. Ma basta crittare. Ma che è? Ma bro, non c'è nessuno che abbia mosse deboli tra i miei, purtroppo. Lo proviamo a catturare così. Comunque dicevo, qua purtroppo le mosse buio sono tutte speciali. Lui ha pochissimo attacco speciale, però almeno è spettro, quindi... A che serve allora? In singolo ha pochi. È un free switch su mosse psico normale buio. Scusa, psico normale lotta, perché per il suo tipo. Minchia, sarà un po' dura. Nome per Zablai, ragazzi. Sì, andiamo per
per Alfonso. Bene, ora possiamo andare a risvegliare Rayquaza. Eccolo, è lui! Mi arrendo, scusi. Vabbè, arrivederci. Proprio è volato via, ciao Rayquaza, alla prossima. Il serpentone, il drago Sharon dei Pokémon. C'è la cinematica, ragazzi, con la musica all'organo. Mamma mia, guardate che cattiveria. Ecco, state zitti! Scusa papà, scusa. Ma se è così facile svegliare Quazza, perché quei mafiosi e il team Magma non andavano direttamente da lui? Cioè, effettivamente. Io sono andato lì, proprio davanti, e Quazza. Cosa? Avrà il suono leggero. Sì, sì, assolutamente bellissima cinematica per l'anno che ci sarà la palestra. E la palestra sarà la palestra d'acqua. Allora, quindi il team perfetto sarebbe Ahmed, Vanessa, Giusy, perché ci sarebbe per Swiscash, Caterina, Ettore, ovviamente Ferdinando no. Chi ci possiamo mettere al posto di Ferdinando? Lucrezia? È tornata Lucrezia? Fa ridere 5 secondi fa, ma stai facendo shiny hunting? No, 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 sto livellando. Lucrezia africana! Oddio! Che si dice? Ok, è shiny, sì, è shiny. Dai, fallisci sto rotolamento. Lo so che gli faccio un cazzo. Ok. Cosa devo dire a quello che ho appena visto, esattamente? Vabbè, Balancet, vabbè. Niente, Ettore one-shottato, ragazzi. Ettore disintegrato da così a così, da un momento all'altro. Niente. Comunque, cioè, non esistono mezze misure in questo gioco. Fa ridere sta cosa. E io mo chi ci metto? Muoiono tutti. Posso mettere Ferdinando, che probabilmente morirà. Piuttosto che sacrificare un altro. Master vuole via. Interessante. Ma io che devo... Ma io... Cioè... Ma in un senso... Ma cosa sei... Ma che senso ha sta cosa qua? Ma cos'è che adesso tirai un crit, anche su difesa più 6, ignora tutto, mi one-shotta il Pokémon più tankoso che ho praticamente... Ma... Cioè, dai, io non... Ma non è umana sta cosa qua, non ha senso. È solo perché Shiny non serve a nulla quel Pokémon. Cioè, non ci servirà a nulla un Graveler. E io non ho neanche Pokémon che reggano al... Oddio, forse Giusy, se non sbaglio. Il tipo erba si tanca, il tipo roccia. Ma così stunnato che non so manco. Tutto ciò è incredibile, ragazzi. È paralizzato. E se non riesco a paralizzarlo, mi one shotta. C'ha l'ultimo rotolamento in canna ancora. Cioè, sonnifero 75. Sei misso. Abbiamo perso Ettore. Io ci tenevo tantissimo ad Ettore. Dove essere il game changing? No. Una quantità di danni indescrivibile. Oddio, Vanessa, favore, evita. Ho capito, però poi dopo mi tirerà qualcos'altro e via. Posso rischiare anche Ferdinando. Ferdinando però ha un valore sentimentale, ragazzi. Io so che non volete che Ferdinando muoia. Cioè, se Ferdinando con Turbo Sabbia lo fa missare, non sprechiamo la Master Ball. Rispare, va bene. Che poi Ettore possa riprenderlo. Cioè, alla fine ci sono altri 1000 percorsi dove ci sono i Tentacool. Va bene, ragazzi, va bene. Lo faccio per Ferdinando. Ferdinando non deve morire. Ecco, per un glave. Vabbè, dai, è solo perché Shine, lo volevamo e basta. Io lo chiamerei Africrezia. Lucrezia africana. Non è male. Rende bene l'idea. Per me questo danno non aveva senso, ragazzi. Cioè, non aveva modo di esistere quel danno lì. Io non ho parole per quello che ho visto. Cioè, ma era illegale in 48 paesi, veramente. Io non so che dire. Cioè, non devono esistere dei danni del genere. Era uno dei primissimi Pokémon, ragazzi. Però abbiamo messo regola che se c'è un percorso dove abbiamo già catturato tutti i Pokémon del percorso, il primo che troviamo lo catturiamo, capito? Quindi in realtà abbiamo sacrificato il più sacrificabile. Comunque, Africrezia! Ecco qua. Non faceva la stellina una volta? Sì, c'aveva anche... Minchia, c'aveva anche autodistruzione. Che culo! Magnitudo! Ok, ragazzi. Cioè, accompagnato. Da quando eri livello 7? 9! Da quando eri livello 9 ci hai accompagnato, Ettore? Ettore, dal livello 9 al 45, morto per un cazzo di Graveler Shiny, che ha fatto un danno che per me non aveva senso logico di esistere. E niente, non ti meritavi questa fine.
lì purtroppo non c'era molto da fare, cioè proprio non doveva accadere una roba del genere, cioè è lontano veramente da qualsiasi logica del mondo il danno che ti ha fatto. Niente, Ettore, grazie per tutto questo percorso. Piangete! Grazie per essere rimasto con noi in questo meraviglioso viaggio. Dal 9 al 45. Ettore è ufficialmente il Pokémon che si è fatto più livelli in questa run. Non ti dimenticheremo, Ettore. Probabilmente a breve arriverà un nuovo Ettore. Ci sono tanti Ettore nell'universo di Hoenn, però tu rimarrai nel nostro cuore. Tu sarai il vero ed unico Ettore. Vola in cielo, Ettore, insieme ai tuoi vecchi amici. Insieme a Roberta! Roberta, erano grandi amici loro due. Roberta del percorso 104 ed Ettore del percorso 106. I due grandi amici finalmente sono tornati insieme. Ogni volta che guardo il box del cielo, ragazzi, è triste. Il box del cielo si riempie sempre di più e questo è un male. Ragazzi, io voglio sapere una cosa. Giuliano, Alberta, Adriana, Rodrigo, Antonella, Sergei, Tony, la mascotte, Fabio, Lucrezia, Gennaro, Sonia, Cesare, Roberta ed Ettore. Ettore, ragazzi, Ettore è stato quel compagno che è rimasto un po' sempre retrovie. Non è mai stato il game changing della partita, Ettore. Non è mai stato quel Pokémon che no, mi serve assolutamente Ettore per far questo, mi serve assolutamente per far quello. Ettore non è mai stato quel Pokémon che doveva assolutamente cambiare le sorti della partita. Però è sempre rimasto con noi e quello lo rende triste. Cioè lui ha sempre dato il suo supporto, era sempre lì pronto a tankarsi gli attacchi speciali. E questo lo rende più triste perché non ha mai avuto il suo momento per risplendere. Non è mai arrivato il suo time to shine. Questa è stata la cosa più triste. Come invece è capitato a Roberta. Roberta ha avuto il suo time to shine. Anche Sonia in un certo senso. Ognuno ha fatto... Invece Ettore non ha mai avuto quella spinta della serie. Mi serve Ettore assolutamente per fare quella cosa. Lo so. Ed era pure al 45. Ripeto, non è un grosso problema. Del resto di Tentacool ce ne sono tanti nel mare. Però aveva un valore effettivo, eh. Tutto questo per prendere una Freccrezia. Vabbè. Ok, signori, andiamo. È giunto il momento. Quindi vediamo un po' che Pokémon ci fichiamo qua. Che vogliamo fare con Pierluigi? Lo vogliamo o preferiamo Wailord? Wailord è tankosissimo. Pierluigi però c'ha sgranocchio, quindi fa più danno. Effettivamente Wailord, cioè, c'ha solo mosse acqua. Allora, Zablay lo teniamo, però intanto poggiamolo un attimo. Mi sa che terrò Pierluigi, ragazzi. Peccato perché era veramente tankosissimo. Non avesse avuto riposo, Kingdra era easy as fuck. Secondo me questo team va bene. Non dico sia perfetto, ma tra quello che ho non c'è di meglio. Quello è poco ma sicuro. Ci siamo, ragazzi. È giunto quel momento. Andiamo, ragazzi. Che belli puzzle per i bambini. Vai, andiamo, ragazzi. Siamo preparati per questo. Volevo chiederti una cosa. Sapevi che... Ah, non dovrei essere così timido. Sono stato io di insegnare ad Adriano tutto ciò che c'è da sapere sui Pokémon. Bravo, un applauso, grazie. Ho affidato la palestra con il capo... basta con le chiacchiere, cominciamo la lotta, va bene? Preparati ad assistere a una vera e propria dimostrazione di talento. Un'opera d'arte eseguita nell'acqua da me e dalla mia squadra di Pokémon. Ragazzi, fate il tifo per Gianni, guardate che bello lì. D'Artagnan. Schermo Duce! E adesso? Nessun problema. Eravamo preparati a questo. Giusy! Vai, però non mi stunare adesso, per favore, che devo piazzare il sole ancora. Ma allora sei un figlio di puttana, eh. Ah, ti caccia sonnifero. Pure crit, magari mi ristunna, già che ci sei. No, chiedo. Ok. Vai. Però che dorma almeno due turni, non chiedo tanto. E questo ce l'abbiamo. Potremmo andare con un giga assorbimento quasi quasi adesso. Attacchiamo pure per primi, attenzione. Oh yes. Bello, ci piace. È già finito Schermo Luce. Niente, Schermo Luce è completamente inutile. Non me lo inculo mai sto Pokémon, quindi. Ah, bello, allora beccati sto solo a raggio e vaffanculo. Boom!
Che bello che è solo al raggio. Sto quasi pensando, ragazzi, addirittura. Però mi sa che finisce. Noi siamo a 2 turni di sole, giusto? No, uno che l'ho piazzato, un gigastorio. Ah, subito. Ah, partiamo così? Partiamo. Ma ne sei sicuro della tua scelta? Devo tentare un sonnifero. Vai. Nice! Ottimo. È vero, c'aveva la bacca, però possiamo rifarglielo. Oddio, forse, vediamo. Inizia a essere brutta sta cosa. Cioè, se itto di nuovo sonnifero, sì, se non lo itto diventa troppo. Devo mettere Alfonso adesso. Ora o mai più. Ecco. Male. Proprio quello che volevo evitare, mannaggia. Forse devo farlo subito e buonanotte, sapete? Ok. Non mi stunnare, almeno questo. Ok. Nice, è entrato. Che questo è, ho un pochino sculato. Adesso non so nel calcolo della possibilità quanto, che possibilità avevo di farglielo entrare subito, ma va bene lo stesso. Ok. Mamma mia, provocazione può fallire, provocazione. Brutto questo. Lui è sotto provocazione, individua. Avrei rischiato il sonnifero, io no. C'ha anche un bel geloraggio pronto in canna, ricordatevelo. Non tornano i conti. Qualcosa che non quadra. Ma può usare riposo sotto provocazione? No. Cos'è sta roba? Perché sta cosa? Dura 2 turni. Eh sì, 2 turni. Gliel'ho appena fatta. Ma era già finita. Ah, scusatemi. Gli ho tirato provocazione e ho attaccato per secondo. Dura 2 turni. Quindi lui mi ha fatto una mossa. Ho usato individua. Fatto la mossa. Ne aveva un'altra. In turno in cui la fa conta già come tu. Mamma mia, ragazzi. Che schifo. Io non so che fare. Che tragedia. Ehi, tatti già che ci sei, oh, meno male. Sì, 2 turni, però, cioè, pensavo fossero 2 turni, nel senso, se attacco per secondo, il primo turno è quello dopo. Dai, almeno questo, dai, buono. Non andare a dormire, dai, per favore. Che scam, ragazzi. Ittati, per favore, per favore. Va bene idropulsar, lo accettiamo. Se non mi confonde, male. Che scam sta partita, ragazzi. Cioè, quindi se attacco per secondo vale solo per il turno dopo. Ma è imbarazzante sta cosa. Più questa picchia. Vai, Alfonso, vai, provocalo. Cazzo, ti devo dire. Ma come lo tiro giù? L'unico è piazzare per Luigi e fargli bullo. Vai. È uno switch safe. Non ha mosse efficaci contro di me. Mi farà. Non è neanche stab in terra. Ok. Allora, calmiamoci. Se entra a sgranocchio, va giù. Avevo dimenticato della feature. Almeno non è ricarica tot. Quindi comunque avvelenato. Non è male. Vabbè, non potevamo chiedere troppo del resto. Io gli tirerei un bullo se entrasse. Grazie. Allora, gli aumenta l'attacco di 2. Ma tanto non ha mosse fisiche. Quindi non serve un cazzo. Anzi, se si colpisce si fa ancora più danno, ragazzi. Nice. Vediamo un po' quanto danno si prende. Mamma mia, guarda lì che meraviglia. Adesso mi deve entrare a sgranocchio però. Adesso però non mi sbagliare. Ok. Il big boss è andato. Whiskash. Whiskash ha terremoto e probabilmente ci ammazza perché noi, come già sapete, siamo fatti di carta pesta. Quindi c'è Giusy che aspetta proprio questo. Probabilmente Whiskash può fare amnesia, però sti cazzi. Sì, gli faccio comunque un discreto 4 per se parte elite. Nice, bello sto Hacks. Ma Whiskas, ragazzi, è meglio che si prepari. Gli facciamo una bella mossa. Ragazzi, sta per partire, non so se vi ricordate, la tecnica segreta del villaggio della foglia. Eccolo! Un bel 4 per nel culo. C'ha anche la forma proprio del... E anche erba, perfetto. Easy. Vabbè, poi c'è Crowdant. Luce solare fortissima, fortissima come la mia Giusy. Boom! Nice. Dolore millenario. Intravedente una forza prorompente che ti permetterà di superare tutte le prove che ti attendono. Me l'ha appena gufato. Invece i vestiti ti danno la medaglia. Ok, grazie. Ma anche i vestiti, li vendo. Sono di marca. Giusy MVP, ragazzi. Cioè, siamo giocata perfettamente questa. L'unica cosa, provocazione, uno scam. A saperlo che contava anche il primo turno, anche se attaccavo per secondo, la davo per Luigi a sto punto. Almeno attaccava per primo. Grazie per avermi dato idropulsar all'ottava palestra. Una mossa 60 acqua. La baccacchia è stata utile, ma infatti è stata veramente, veramente la mossa. Infatti appena mi è stata scritta la baccacchia ho detto, questa è una mossa intelligente. E infatti è stata una mossa intelligente la baccacchia. Vai. Alla fine abbiamo usato 4 Pokémon, se vogliamo considerare l'egregia, come si dice, performance di Ahmed. Comunque Taunt fa veramente schifo. Cioè lì è stato lo scam perché ho usato Taunt dopo di lui, quindi quel turno non ha avuto effettivamente efficacia, ma l'ha contato comunque, dura 2 turni, quindi praticamente Taunt è servito il turno dopo e basta. Un turno è come se fosse imbarazzante. O sei più veloce o non serve un cazzo, purtroppo. Via da qui. A Watch stanno i Pokémon. Oddio, questo è ufficialmente il primo Pokémon che trovo qui. Ettore, sei tu!
Ma l'abbiamo già catturato nel percorso 127, non mi ricordo. Vabbè, tanto voglio dire, un encounter e tentacle. Abbiamo 50 percorsi lasciati senza aver catturato Pokémon, dove sono tutti tentacle. Prendiamolo, ragazzi, facciamo questo strappo alla regola. Tanto se non è qui da qualche altra parte. Ettore è tornato! Come lo chiamiamo, ragazzi? Serve un nome. Ettore Junior. Ah! Voilà! Eccomi davanti alla vittoria. Jerry Scott! Gianni, per conseguire un lungo e difficile per arrivare alla Liga Pokémon, sono felice per te, valsa la pena fare il team. Grazie, grazie Jerry Scott. Abbiamo la prima cattura da Vivittoria. Andiamo. Hariyama! Buono! Non mi dispiace per niente Hariyama, cazzo. Perfetto per i tipi buio, perfetto per i tipi ghiaccio. Tanta roba Hariyama. Mi tiro fulmine, magari lo paralizzo. Non sarebbe per niente male. Maniere forti! Bro, non crittare, ti chiedo solo questo. Meno male che l'ho attaccato. Datemi dei nomi. Umberto, vada per Umberto, vai. Un nome che non ci azzecca per niente su questo Pokémon, va bene Umberto. Allora, pensiamo un attimo ai Super 4. Gli encounter ormai sono pressoché finiti, ok? Non c'è quasi più nulla che possiamo prendere. Noi abbiamo sicuramente Pierluigi. Ci sarebbe il tipo spettro. Potremmo addirittura prendere Dodrio, perché con Dodrio non subisce danni dalle mosse dai palla ombra, per farla semplice. Però il tipo spettro hanno tante altre cose che danno fastidio. Con Pierluigi si va sul sicuro. Barbara vediamo, Umbertone sicuro e 2, Ahmed 3 sicuro, ci metterei Giusy 4 e poi vediamo chi altro. Wolverine è molto forte, però non saprei contro chi sfruttarlo, onestamente. Contro tipo drago va bene qualsiasi Pokémon acqua con gelo raggio. Pensiamo un attimo alla Lega. Allora, Fosco è facile. Fosco è easy one shot con Hariyama, ci penso Umbertone e li one shot a tutti, poi con l'attacco che gli ho dato, cioè buonanotte. Poi abbiamo quella con i tipi spettro. Direi che tira dritto il nostro Pierluigi. Velocissimo, one shot a tutti. Magari potrebbe far fatica contro i Dusclops perché sono tankosissimi. Tanta roba. Poi, tipi ghiaccio, abbiamo di nuovo Umbertone. E considerando che ha anche un Silia o un Wolverine, pure un bel Lantern ci potrebbe stare. Vibrava, ragazzi, a fine mi sa che non lo porto perché prende il cazzo da tutti. Sì, quindi uno, due, loro due per forza. Assolutamente servono. Poi Lantern pure ce lo piazzerei perché anche se è un'abilità inguardabile, si incontrano più Pokémon, fa veramente schifo. Ci potrà servire a tantissime difesa speciale, attacco speciale, fa veramente male. E ci serve sia contro la sia contro quella del ghiaccio, perché comunque ha due Pokémon acqua, sia contro il campione che ha tutti i Pokémon acqua. 1, 2, 3, quindi mettiamoli tutti vicini. Ci potrebbe far comodo una Med, perché appunto il campione ha Pokémon acqua. Ci fa comodo un Giusy, perché il campione ha Pokémon acqua. Abbiamo troppi counter ai Pokémon acqua, però intanto sto facendo un attimo il Dream Team. E poi un bel Sebastiano. Abbiamo anche Sebastiano, che è lo switch safe in assoluto. Se hai bisogno di tankare qualcosa, tu piazzi Sebastiano, subisce pochi danni con i suoi 200 HP. Hariyama idem, è pieno di HP. Qualcune mosse ghiaccio gliele teniamo senza problemi. Magari ha un bel Sebastiano, siccome ci sta. Poi, allora, Giusy è importantissima contro il campione, perché c'è anche giorno di sole, quindi le mosse acqua si indeboliscono. È tanta roba, secondo me. Hariyama tanca il ghiaccio con grasso spesso, è vero. Hariyama assolutamente sarà il Pokémon che userò contro il terzo Super 4. Penso che questo sarà il team, molto probabilmente. Non che necessitiamo veramente di un Sebastiano, cioè gelo raggio potrei darlo anche per Luigi, che ha tanto attacco speciale, però è che Sebastiano è safe perché è tankosissimo, quindi, cioè, se io switcho e metto per Luigi, che ha pochissima difesa, c'è caso che lo facciano fuori con, non so, arriva, cioè, Flygon con Terremoto, magari l'ammazza, invece tra giù Sebastiano è più dura. Così io direi. Oltretutto avevo un altro encounter in sto percorso, ma davvero ci serve? Cioè, davvero ci servono catturare l'ennesimo Ettore? Noi ce l'abbiamo ancora la possibilità di catturare in sto percorso, vero? Dai. Sì, se non sbaglio qua non avevamo catturato nessuno. Grazie, un bel avvelenamento, proprio quello che mi serviva. Ok, questo qua è Ettorino. Ok, ci siamo e si parte all'avventura. È tempo di Lino. Eccolo qui. Ciao Gianni. Hai visto che bella sorpresa ti faccio? Sono riuscito ad arrivare fin qui. Lo devo interamente a te. Gianni, aver perso contro te quella volta mi ha reso più forte, ma questa volta non mi batterai, vincerai in onore ai Pokémon che mi hanno dato forza e coraggio, ok? Sono pronto. Lino, come sei messo? Fammi un po' vedere.
Porca troia, siamo già a questo punto. Ai 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 ai. No, Sebastiano, gli ho insegnato gelo raggio. Madonna santa. Ho sottovalutato, cioè sottovalutato, mi sono dimenticato in realtà. Perché ho sottovalutato nulla. Ah, madonna, ecco, ci manca soltanto che mi fa strage questo. Non c'ho neanche, non ho rimesso neanche le animazioni purtroppo, mannaggia me. Vai altare, distruggiti la schiena così. Ok. Oh, addirittura. Mamma mia, 200 IQ questo lino comunque. Non si scherza. E mo, che me? Non siamo in una bella posizione. Umberto dovrebbe essere buono, anche se non posso tirargli breccia. Ok. Mamma, quanto si refulla. Vediamo un po' con forza quanto gli fa. No, 104 HP. Sciottalo! Umbertone! Li fa piangere tutti! L'abbiamo effsato dovere, Umbertone, ragazzi. Dragodanza. Tanto poi fa Dragospiro, voglio capire cosa gli serve, ma... nice su, arrivederci. Del Catty, assistente. Ah, guarda. Alti livelli di AI abbiamo in questo gioco, perfetto. Nice. Magneton. Non c'è molto da fare, molto da pensare qui. Easy one shot proprio. Scomparso! Eccolo lì. La chicca. Beccati un surf, tesoro. Tuk! Caterina, per favore, mettiti gli occhiali. Ottimo, brava Caterina. Bocelli non ci ha colpito stavolta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mamma mia, avevo paura di perdere qualcuno perché non me l'aspettavo questo fight così, davvero. Cioè, mi ricordavo che arrivava Lino, però mi ricordavo fosse già a questo livello, devo dire. Bravo Lino, ti sei allenato. Sei allenato proprio come avresti dovuto. Dai su. Beh, molto bene, salviamo. Purtroppo non c'è la musica figa come quello di Verde Foglie Rosso Fuoco. Ta 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 ta. Vabbè. Bene ragazzi, siamo arrivati alla Lega. Beh, in realtà, secondo me prossima live possiamo già tentare la Lega, perché abbiamo tanti... abbiamo, come si dice, tante caramelle rare. Quindi in realtà quelli che saranno per la Lega possiamo... tanto sono già tutti epsati. Li porteremo tutti circa al 56, così possiamo fare una bella sfida.